Buongiorno a tutti, grazie per essere tornati a studiare qui con me Excel. In questa lezione proviamo a rispondere alla domanda del nostro amico, ovvero come realizzare un conto alla rovescia. Io ho pensato di creare appunto due macro associate ognuna ad un pulsante, la prima che mi permette appunto di far partire questo countdown. Potremmo partire poi dal 10, dal 5, dal numero che vogliamo. Una volta terminato il conto alla rovescia, nella cella preposta compare una scritta che può cambiare a seconda della necessità dell'utente, naturalmente. Il secondo pulsante mi permette di effettuare un reset, quindi di ripulire il foglio e eventualmente di far ripartire il mio countdown. Per quanto riguarda il conto alla rovescia, abbiamo bisogno di codice Visual Basic per mettere a punto l'esercizio. Vi ho appoggiato tutto il materiale sul mio sito graficaformazione.com. La lezione si chiama per l'appunto Countdown all'indirizzo graficaformazione.com/countdown. Quindi per copiare il codice e fare molto più in fretta nella redazione della macro, potete andare sul mio sito graficaformazione.com. Restringiamo la finestra in modo che sia tutto ben visibile. Poi dal menu effettuate il login oppure vi registrate, effettuate l'accesso. Una volta che siete entrati potete accedere a tutte le risorse del corso Excel. Quindi di nuovo da menu possiamo andare in tutorial e poi categoria Excel. Il tutorial in questione è proprio questo, Excel creare una macro per un countdown. Nel caso in cui appunto guardaste questo video nei giorni a venire, non sarà più l'articolo in prima posizione, vi consiglio di effettuare una ricerca per parola chiave. Magari countdown, premete invio e il motorino vi cerca tutto relativamente a questo argomento. Abbiamo solo questo articolo al momento, quindi cliccate, entrate dentro l'articolo. Dal pulsante rosso potete scaricare il file dell'esercizio già compilato. Comunque andate in basso e raggiungete questa sezione in cui appunto, come vi dicevo prima, c'è il vostro codice. Quindi evidenziate, tasto destro, copiate il codice e poi ce lo portiamo in Excel. Io chiudo questo file perché partiamo da un documento nuovo, quindi file nuovo, lo salvo immediatamente, file salva con nome, assegniamo un nome al file e poi, mi raccomando, importantissimo, scegliamo cartella di lavoro con attivazione macro di Excel, altrimenti non funziona. L'estensione deve essere XLSM. Salvo e giunti a questo punto andiamo a creare appunto la macro con il codice che abbiamo precedentemente copiato che farà partire il countdown. Allora, per lavorare premiamo i tasti Alt F11 e accediamo all'editor Visual Basic. In questa posizione clicchiamo con il tasto destro e inseriamo un nuovo modulo. Qui semplicemente andiamo a incollare il codice che abbiamo precedentemente copiato. Allora sposto un attimo una finestra così spieghiamo brevemente che cosa fa questo semplicissimo codice. Allora è intanto Visual Basic ed esegue come abbiamo detto, un conto alla rovescia da 10 a 1 partendo dalla cella A1. Qui nella prima riga abbiamo dichiarato una subroutine denominata Countdown. In informatica una subroutine è semplicemente un blocco di codice che può essere richiamato da altre parti del programma per svolgere alcune attività e non proporrà nessun output in sé per sé. La seconda riga va a dichiarare una variabile di tipo intero. La terza riga fa partire un ciclo for che esegue appunto questo ciclo partendo da 10 fino ad arrivare a 1, decrementando tutte le volte di una unità. Dove viene visualizzato questo conto alla rovescia? Nella cella A1. La quinta riga dice di decrementare di un secondo alla volta. Qui diciamo ad Excel di scrivere via nel momento in cui il ciclo viene terminato e il via verrà scritto nella cella A4. Quindi semplicissimo. Detto questo, possiamo salvare il nostro codice e provare ad eseguirlo. Per eseguirlo ci servirà un pulsante che richiamiamo dal menu Inserisci, scegliete la forma che preferite, potete disegnarlo qui. Dallo strumento casella di testo cliccate e riclicate all'interno del pulsante per poter inserire una scritta che ne identifichi l'azione. Per esempio, inizia il conto alla rovescia. Dal menu Home potete chiedere al testo di centrarsi verticalmente o orizzontalmente, se preferite, assegnare un formato diverso. Allora restringo un attimo la finestra perché dal menu formato, se preferite, potete scegliere un'assegnazione estetica diversa al vostro pulsante. Per esempio, un pulsante tridimensionale è lucido. Adesso tasto destro sul pulsante, gli chiediamo di assegnare una macro. Al momento abbiamo soltanto la macro countdown, quindi selezioneremo questa e daremo l'ok. Ora, cliccando sul pulsante, vedrete che il conto alla rovescia partirà proprio da 10 per arrivare a 1.
Terminato il conto alla rovescia, Excel scriverà via nella cella definita nel codice, ovvero la cella proprio A4, qui. Adesso ci serve un pulsante per effettuare magari un reset, cioè che vada a cancellare il valore numerico e la scritta via, per poter ripartire proprio da zero. In questo caso possiamo creare una macro con un secondo sistema, cioè registrare le azioni che andremo ad eseguire. Quali sono le azioni che andremo ad eseguire? Andremo a cancellare semplicemente i valori descritti nella cella A1 e nella cella A4. Restringo ancora la mia finestra e per registrare l'illustrazione andiamo semplicemente nel menu visualizza macro e poi registra nuova macro. Clicco, assegno un nome, per esempio pulisci, e do l'ok. Da questo momento in poi tutto quello che faccio verrà registrato per poi essere richiamato al momento opportuno. Infatti, se vedete in basso nella barra di stato, Excel mi indica proprio un simbolo di stop che utilizzeremo nel momento in cui dovremo fermare la registrazione. Adesso diciamo ad Excel di evidenziare l'intervallo di celle da A1 a A4. Quindi ci posizioniamo nella casella del nome della cella, scriviamo A1, poi mettiamo i due punti e poi scriviamo A4. Vi ricordo che Excel identifica i due punti come un intervallo, quindi gli sto dicendo seleziono le celle da A1 a A4 e premo invio. Dal menu Home utilizzo la gommina per chiedere ad Excel di cancellare il contenuto di queste celle. Perché gli dico il contenuto? Perché se volessimo assegnare un formato particolare ai numeri che fanno il conto alla rovescia e la scritta via, dovremmo mantenere i formati per poter riottenere questo risultato formale alla fine. Il contenuto va a cancellare esclusivamente il testo all'interno. Quindi cancello, esco da questa selezione, quindi posso semplicemente chiedere ad Excel di ritornare nella cella A1 e direi che ho terminato le mie azioni. Quindi posso andare in basso e cliccare sul simbolo di stop, oppure, se preferite, dal menu visualizza macro, interrompi registrazione. Benissimo, a questo punto io direi di copiare e incollare il pulsante per avere due pulsanti della stessa dimensione. Nel secondo andiamo a cliccare e scriviamo reset. E dal menu formato possiamo scegliere appunto un colore diverso per questa nuova azione. Tasto destro, assegna macro e questa volta la macro in questione sarà proprio pulisci. Diamo l'ok e iniziamo il conto alla rovescia. Clicco sul pulsante reset, perfetto, quindi se riclicco sul conto alla rovescia riparte tutto da capo proprio come era previsto. Io avevo appunto, come vi accennavo prima, specificato dei formati un minimo diversi per il testo via e per l'uno. Potete decidere di farlo anche voi se volete un minimo più di impatto grafico a questo tipo di esercizio. Quindi intanto sposto i pulsanti perché altrimenti vanno a... Se sono nella stessa riga vanno a prendersi i formati di altezza e di grandezza pure loro. Quindi spostiamoli un attimo, evidenziamo, magari ingrandiamo la nostra scritta che sia un pochettino più visibile, magari un bel grassetto, possiamo assegnare un fondino verde e se preferite anche un bordo, quindi altri bordi. Possiamo scegliere un bordo doppio, un colore diverso, un grigio scuro. E poi lo applichiamo all'esterno del nostro intervallo di celle. Diamo l'ok e direi che può andare. Riposizioniamo i pulsanti, mettiamo in pratica. Iniziamo il conto alla rovescia. Perfetto, direi che funziona tutto quanto. Allora, spero di aver risposto alla domanda del nostro amico. Se la lezione vi è servita e vi è piaciuta, ditemelo con un like, così supporterete il canale. Mi raccomando, lasciatemi un commento, anche soltanto per dirmi che siete passati a trovarmi, e seguitemi sui miei account social, YouTube ovviamente, Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Vi ricordo che l'esercizio compilato funzionante potete scaricarlo dal mio sito, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione, comunque l'indirizzo è graficaformazione.com/countdown e sempre sul mio sito troverete il codice Visual Basic utile per la prima macro. Per il momento vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!